Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua è Omega, come state? Spero tutti quanti bene, benvenuti in questo nuovo video con il nostro Ronaldo Junior. Allora, quest'oggi, in questo nuovo video, andremo a fare una cosa che in parte abbiamo già fatto in passato. Ora andremo subito su GTA, andiamo a vedere senza perdere tempo inutilmente, perché vi avevo già detto che aveva visto il garage segreto di Ronaldo Junior, quello nuovo, quindi se non l'avete ancora visto andate a vedere sul canale, trovate il video precedente a questo. Andatelo a vedere perché il video di oggi è collegato al garage, quindi è molto importante. Allora ragazzi, come vedete siamo su GTA, qui c'è Ronaldo Junior e Albert ha avuto la fantastica idea di dire ai nostri amici che abbiamo avuto la Lamborghini, quella della polizia, che vi ricordo velocemente, c'era stata sequestrata dalla polizia, l'hanno riverniciata e ce la siamo rirubata. Cioè, praticamente abbiamo preso una Lamborghini da polizia che in realtà c'era stata sequestrata, niente di che. E stanno facendo qui le loro foto, perché ovviamente la volevano vedere. Ci dobbiamo muovere, ancora arriva qualcuno. Ragazzi, invece, quello che faremo oggi è ancora più epico, perché Albert adesso ha detto che c'è una cosa importante da dirci. Quindi mi raccomando, ragazzi, per questo video vi chiedo solamente un bellissimo pollice in su, iscrivetevi al canale, cosa importante per non perdere i prossimi video, e condividete il video con i vostri amici, così faccio vedere anche a loro che cosa andremo a fare oggi. In più vi ricordo che Ronaldo Junior vi dice sempre che potete seguirmi su Instagram. Vi basta cercare @realento, e ragazzi ci mettete un secondo a seguirmi così potete rimanere aggiornati su tutto. Allora, la Lamborghini della polizia è forse una delle auto più belle che siamo riusciti ad avere, di cui devo smuovermi, ancora arriva papà, non si sa mai. I nostri amici stanno facendo delle foto, però Albert sembra che voglia dirci qualcosa. Albert, dimmi. Allora, da quello che sta dicendo, non so se sei impazzito o no, Albert gli sta dicendo che per caso è passato dalla stazione di polizia, che ormai la condividono anche con quella dei carabinieri, e dice di aver visto una Lamborghini identica a questa. Ma come? Ma se ce l'ho io, come fanno ad averla? Ma non della polizia, ma quella dei carabinieri. Cioè, immagino. Oddio! No, deve essere mia, ragazzi. Deve essere nostra, dovevo andare a prendere assolutamente. Cioè, immaginatevi una Lamborghini della polizia uguale a questa, riverniciata con i colori italiani dei carabinieri, dell'armata dei carabinieri. Quindi immagino sia rossa e blu. Ragazzi, sarà uno spettacolo. Ok, ragazzi, Albert si è incazzato perché ha detto che non dovevamo spingere. Sì, scusa, sono gasato. Ragazzi, scusate, ma. Oh, Madonna, butto le persone a terra. Ragazzi, scusate. No, 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 non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Dai, siamo amici, ma se siamo stati prefidanzati. Vabbè, ragazzi, scusate per le foto. Oh, non mi devi toccare, sono sempre un altro Junior. Ragazzi, scusate per le foto, ma devo portare l'auto dentro perché io e Albert abbiamo un servizio da fare. Già, tanto che l'ho fatta vedere in realtà. Perso, portiamola dentro, portiamola dentro. Oddio, ma è pazza? È pazza? Si sta attaccando. Oddio, ragazzi, questa è pazza, sta ragazza. Mi lasci la mano. Ok, la stai ammazzando, Ronaldo Junior. Ecco, l'hai ammazzata. No, non l'hai ammazzata. Andiamo a mettere quest'auto nel garage, ma. Oddio. Ah, ovviamente, io vi ho fatto vedere le foto alla macchina, ma non dite che sono io, se no mi fanno un blitz con i carri armati e mi rubano tutto. Allora, Albert, dobbiamo subito andare a vedere questa Lamborghini dei carabinieri, rossa e blu con la scritta carabinieri. Ragazzi, è una cosa. Dobbiamo rubarla per forza. Deve andare nella collezione di Ronaldo Junior a ogni costo. Mo' dobbiamo andare in questo momento. Ti muovi? Vabbè, inizio ad andare. Porca miseria, ci ha messo 3 anni per arrivare. Vabbè, lasciamo stare. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla stazione dei carabinieri. E affacciati, Ronaldo Junior. No, magari affacciati bene. Ok, oddio, Albert. Vieni qua, vieni a vedere. Vabbè, tu l'hai già vista. No, ragazzi, è assurda. Se è quella là in mezzo, dove sta? Ronaldo Junior, secondo me, se rubi una. Ma anche un Alfa Romeo dei carabinieri ti fanno un colabrodo. Perché siamo capitati, penso, nella pausa pranzo. Infatti, sono le 12 più o meno. La pausa pranzo, stanno prendendo un po' tutti il caffè. E attenzione, la Lamborghini dei carabinieri va forte anche tra questi ultimi. Perché guardate, stanno scattando, facendo video. Cos'è che non stanno facendo a quell'auto? Aspetta, devo vederci bene. Scusa, Albert, puoi venire qua un attimo? No, ragazzi, è pazzesca, è pazzesca. Se l'auto è davvero quella, è davvero pazzesca. Cioè, aspettate, ora provo a zoomarvela. Allora, queste sono le Alfa Romeo classiche. Lo vedete, dei carabinieri. Tutte queste che stanno qui in fila. Oddio, quante ne stanno. E poi ci sta la Lamborghini. Vabbè, penso che lo leggete, se no ve lo zoomo di più. C'è scritto Lamborghini con la targa caramba. E poi la scritta al lato lì, carabinieri, ma siamo un po' troppo al lato e non si vede. Allora, facciamo finta di attraversare. Eh sì, che bella giornata per mangiare delle patatine San Carlo. Oh, la stazione di polizia. Vediamo un po'. Ecco, qua si vede bene la scritta carabinieri sulla fiancata. Ok,
Alberto, non rimanere in mezzo, se no ti mettono sotto. Allora, sicuramente questo non è il momento né il luogo adatto per rubare una Lamborghini ai carabinieri, dato che sono più di 10, credo. E sono, ecco, quindi stanno alti, stanno facendo una pausa pranzo. Allora, noi facciamo finta di nulla. E questo è un bel guaio, perché se andassi lì a chiedere una foto, cioè già qui sono stato schedato. Meno male, devo stare di spalle, ragazzi. Quindi voglio dire, però è bellissima l'auto, cioè. E niente, ci torno a tornare più tardi, perché questi ci sciolgono, ci spengono, ci mandano all'iper, ci vaporizzano, cioè non lo so. Allora, ragazzi, siamo ritornati, sono circa le 3:20. Attenzione, sono rimaste tre auto, di cui penso che la Lamborghini fortunatamente è rimasta. Ci sono altre due, si vuole levare sto taxi. E sono rimasti soltanto due agenti, se vedo bene. Sì, sono rimasti soltanto due agenti a fare la guardia. Quindi, ragazzi, non ci resta altro che aspettare che sicuramente scattano le 5 stelle classiche. Non ci resta altro che camminiamo, facciamo finta di niente. Non ci resta che aspettare che entrino dentro, sperando che riusciamo a rubarla. Cioè, Ronaldo Junior sta camperando qui da già 3 ore, non lo so, vedete voi. Madonna, Madonna. Ragazzi, Ronaldo Junior si è sparato 4-5 caffè per il nervoso, perché porca miseria, sono le 7 meno 20, meno un quarto, e porca miseria, la Lamborghini sta ancora là e ci sta ancora un agente di polizia. Ragazzi, se ne sono andati tutti, è rimasto solo quello. Penso che sia il tipo che la deve guidare, perché penso che girano a turno. Mi dice, ragazzi, Ronaldo Junior sta schizzando. Cioè, guardate solo come cammina. Albert dice di darsi una calmata, così diamo nell'occhio. 19, sono 8 ore che siamo qua, ragazzi. Ronaldo Junior sta per schizzando. No, basta, io la devo prendere adesso. Albert, fa come vuoi. Io non ce la faccio più, ragazzi. Guardate, sta schizzando. Guardate come corre. Cioè, secondo me è schizzato proprio. È schizzato. Allora, vediamo se non c'è nessuno. Non ci dovrebbe essere nessuno. Albert, vai a fare da palo. Ecco, lì ci sta un agente. Allora, se siamo abbastanza veloci, gli facciamo un colpo segreto micidiale. Basta, ragazzi, si sta per, cioè, si sta per fare buio, o adesso o mai più. Arrivo Lamborghini dei carabinieri. Vado preso in pieno. Dai i tuoi pugni. Dai i tuoi cazzotti, Ronaldo Junior. Basta, basta, dovrebbe essere svenuto. Lo sapevo. Via, 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 via. Ci stanno per sparare. No, è chiusa. Lo sapevo, Ronaldo Junior. Spaccala, spaccala, spaccala. Sali, Albert, muoviti. Puoi salire, razza di cretino. Via, 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 via. Vado. Meno male che è blindata l'auto, ragazzi, è in parte. Io, ragazzi, lo sapevo che andava a finire così. Abbiamo 4 stelle, siamo ricercati. La polizia ci sta addosso. Spegni. Oddio. Volevo farvi vedere al volo gli interni. Sono qualcosa di fighissimi. Ciao, Albert. Ok, via, via, via. Sgomma. No, dall'altra parte ce l'ho già trovato. Oh, via, 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 via. Cioè, ragazzi, in parte la Lamborghini è blindata. In parte il problema è che abbiamo la polizia dei calcani. A Ronaldo Junior. Cioè, Ronaldo Junior. Sì, dobbiamo andarci di qua. Piano, qui non ti conviene guidare veloce troppo. Perché? Perché sto vedendo che questa Lamborghini, ragazzi, non è, cioè, andrebbe modificata in realtà, perché sembra molto una Zentorno. E la Zentorno non ha la frenata assistita. Oddio, Ronaldo Junior sta tentando a mettere. Oddio, un blocco stradale. Passalo da qua. Via, 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 via. Oh mamma. Contromano, Ronaldo Junior. Ah no, non è contromano. Ragazzi, ci conviene scappare. Cioè, siamo su una Lamborghini dei carabinieri. Ce ne fanno i blocchi stradali. Ronaldo Junior, così rischi di crepare. Ragazzi, stiamo cercando di sviare la polizia in tutti i modi possibili. Ci hanno preparato un sacco di blocchi stradali. Stiamo cercando di sfruttare più che altro l'elemento foresta per cercare di evitarli. Ma non so quanto riusciremo. Cioè, basterebbe semplicemente evitare i blocchi stradali. O di un'auto dei carabinieri. Madonna, piano! Bravo, sì, gira a sinistra, gira a sinistra, gira a sinistra. Cioè, cerca di andartene le vie di campagna. Ok, ragazzi, questa vedo un po' dura. Dalla mappa vedo che sono davvero tanti. Sono davvero tanti. Cioè, rubare l'icona dei carabinieri, la Ventador. Penso sia una Ventador questa. Cioè, non c'è manco tecnicamente una strada che stiamo seguendo. Ronaldo Junior di questo passo ci prenderanno. Ok, stiamo andando praticamente da dietro il treno, sperando che Ronaldo Junior riesca a guidare bene, e la polizia ci ha ritrovati. Vabbè, ragazzi, comunque è stupefacente la velocità che può raggiungere la Lamborghini. Ecco, bravo, usa la galleria, sfrutta la galleria a tuo vantaggio, Ronaldo Junior, sfruttala. Ok, ragazzi, forse ci siamo, veramente questa è la cosa più difficile che abbia mai fatto con Ronaldo Junior. Ronaldo Junior, piano, piano, che non sai dove potremmo andare. Ok, ragazzi, se veniamo presi, secondo me ci facciamo tutta la vita in carcere, a prescindere che siamo Ronaldo Junior. Possiamo usare la foresta per nasconderci. Ok, è venuta un'idea. Ok, ragazzi, stiamo praticamente sfruttando tutta l'energia della Lamborghini per cercare di andare sopra la montagna. Oddio, tetto! Oh mamma! Oddio, ragazzi!
adesso? Non mi dire che sono morti. Questo lo scopriremo nel prossimo episodio.